Buongiorno, ho aperto un attimo lo sportello per sentire se facesse freddo perché pensavo di registrare direttamente fuori, però effettivamente fa freddo. Buongiorno, oggi è sabato, non ricordo bene che giorno, forse il 20, sì, credo sia il 20 gennaio, e sono con la mia amica Catrina, e oggi sarà tutta una giornata intera che passeremo insieme, solamente io e lei, perché il mio fidanzato è rimasto a Firenze, che deve studiare, questo weekend, quindi lei è venuta appositamente questo weekend proprio perché lui è impegnato a casa nello studio e noi siamo insieme. E oggi andremo a Lucca e siamo già quasi vicino a Lucca, però ci siamo fermate qua nella località di Capannori perché c'è un bellissimo albero, si chiama Quercia delle Streghe e sta proprio qua. Ora però per scendere mi devo mettere il giacchetto, la mia amica già è scesa e fa molto freddo. Ieri c'era un vento freddissimo. Quando sono andata a prenderla ieri pomeriggio alla stazione, sono uscita senza giacchetto, stavo con una felpa, neanche felpata dentro, garzata, e stavo benissimo, c'era il sole, si stava bene. Avete visto nel video precedente, sono andata a fare un po' di spesa e poi sono andata a prenderla. Non avevo preso il giacchetto perché c'era il mio fidanzato in camera che stava dormendo e gli aveva chiuso la porta, avevo chiuso la porta per non svegliarlo, e quindi sono uscita al volo semplicemente con le chiavi e il portafogli. E si stava benissimo, sono andata a prenderla, siamo tornate a casa, siamo state un po' lì a chiacchierare con lui. La sera, quando siamo uscite, si stava ancora bene, e infatti non mi ero vestita pesante. La sera poi freddissimo, arrivati per arrivare sulla strada per andare a Prato, già con la macchina si sentiva tantissimo vento e è proprio arrivata la tramontana e anche oggi fa molto freddo, però in compenso oggi è proprio una bella giornata soleggiata e quindi c'è il sole appunto che compensa un po' il freddo. E ora metto il giacchetto, andiamo a vedere questa bellissima quercia. Eccola qua, guardate che bella. Si chiama Quercia delle Streghe perché i rami, vedete come sono bassi, e la leggenda dice che appunto ci si andavano ad appoggiare le streghe sopra e quindi le hanno abbassate per questo. Guardate com'è grande il tronco, bellissimo. Quella è la mia amica. Dovremmo provare a fare una foto così, vediamo se viene. Ha 700 anni comunque questa quercia. Un'opera d'arte. Sì, ma la corteccia è stata tolta Ma qua in questa capita, eh. parte e guardate che bello dentro. Cosa? La luce. Prima la luce. Qua, per entrare dentro Lucca o si passa dalla porta classica oppure si passa dalle mura. Ma da questa parte, Catherine, o dall'altra? Ci siamo fermate in questa pasticceria che si chiama I Borghi, che è molto carina, guardate che carina. Anche qua vicino a me c'è questo tipo comodino. E fatta così, siamo arrivati da poco qui a Lucca e ora ci prendiamo un caffè. Poi abbiamo preso questa che è un dolce tipico di qua, si chiama mattonella, boh, varie cose dentro, ora la assaggeremo. E poi abbiamo preso due frappe. Tu queste come le chiami a Milano? Chiacchiere, Ah, le queste qui sono chiacchiere, frappe, ok. usiamo. Sì, ma è la stessa cosa, mi sa. Questa è Piazza dell'Anfiteatro, molto carina con queste casette. Poi c'è una pace, un silenzio. Poi si sta benissimo con il sole, una giornata proprio piacevole, c'è solo un po' di vento. Questa
è la chiesa di San Frediano, che la mia amica continua a chiamare di San Ferdinando. Questa è una fonte battesimale del 1100, molto bella. Anche quella parte è decorata. Questa è la chiesa di San Michele in Foro. Le colonne sono tutte diverse, se ci fate caso. Bellissime. Anche quella parte tutta decorata. Guardate che carino il gufo. Allora, questa è la vetrina di una libreria. Che c'è proprio carina qua con l'effetto del caminetto, poi c'è il mio vicino Totoro e poi lì ci sono tutti libri illustrati per bambini, Anna dai capelli rossi, Sherlock Holmes, bella. Ma la meraviglia. Ma quello buono in China. Sì, Fine ma China. in realtà loro Bellissimo. sono addirittura iniziati prima che noi a fare le Sì, porcellane. infatti. È un carion in legno antico. Degli anni 20. Poi ci sono lì dei collezionisti che comprano anche una tazzina apposta per avere quell'epoca. Mi piace un sacco questo mobiletto così da appendere al muro per mettere tutto il pentolame. Si chiama così la bottega, Benedetta Bottega. E anche la vetrina è carinissima, con tutte le tazzine appese. E poi qua c'è il balconcino con le piante di fuori dal negozio. Cattedrale e poi ci sono i mercatini. Guardate che meraviglia questi mobili spettacolari. Quello là con tutti i cassettini, cioè tutti questi, tutti e cinque mi piacciono. La meraviglia di queste cose. Guardate quel quadro laggiù per la cucina, bellissimo. Questo è all'interno della cattedrale. Dentro nella sagrestia c'è il sarcofago di Ilaria del Carretto, che è molto bello, noi l'abbiamo appena visto. Fa freddissimo, noi abbiamo appena visitato la cattedrale di San Martino, qua a Lucca, e qua fuori c'è anche questo, che è il labirinto, quello scolpito nella pietra. E ora ci andiamo a mangiare qualcosina e poi torniamo a Firenze. Ho la batteria super scarica e comunque visitatela questa se venite a Lucca perché è veramente bella. C'è anche la statua di il sarcofago di Ilaria del Carretto nella sagrestia interna, molto bella. E nulla, io vi saluto, ho la batteria super scarica del telefono e ci serve per tornare la macchina. Ho segnato la posizione di dove l'avevamo parcheggiata. Ciao e ci vediamo presto con un nuovo video. Mua.